Buonasera. Buonasera da Juventus Porto Show, il mio canale. Ragazzi, iscrivetevi, mettete i like, se no, non iscrivetevi, non mettete like, come volete voi. Innanzitutto, siete sempre di più, siamo sui 1070, ci avviciniamo a 1100 e vi ringrazio per gli attestati di stima che mi porgete quando ne avete l'occasione. Questo video lo dedico a Marcello Chirico. Marcello Chirico è, a mio modo di vedere, uno stimabile opinionista juventino, al quale tra l'altro iscrivetevi al bianconero.com, lo sarete già. E Marcello Chirico a differenza dei Monblano, dei Balzarini, stasera facciamo i nomi, nomi e cognomi. A mio modo di vedere, ha una visione, un'analisi molto più obiettiva, molto meno aziendalista, quindi molto meno diplomatica anche, però molto veritiera. Lo stimo molto più di questi suoi due colleghi, almeno, e anche di tanti altri, per non parlare di Zuliani, che è direttore di JTV, quindi nettamente di parte. Questo è un mio giudizio. Oggi faccio un video perché io mi trovo quasi sempre d'accordo con le sue pagelle, gli up and down che fa a 7 gol. Emittente con la quale collabora, e poi mi trovo molto spesso sull'analisi a caldo che fa anche sui video successivi alla partita, qualche giorno dopo. Ecco, stasera non sono d'accordo sul video che ha caricato Allegri in Allegri out, in cui chiaramente anche lui ha detto la sua su Allegriani e non Allegriani. Allora, l'ho visto tutto il video, ho visto le analisi che ha fatto, è un'analisi che crea molti spunti, come al solito. Perché? Perché lui spiega quali sono le motivazioni che lo portano a dire no Allegri out, oppure sì, Allegri in, come preferite. Dunque, ha parlato del fatto che mancano i gol di Ronaldo, ha parlato del fatto che ha avuto tanti infortuni, Allegri, ha parlato un po' di tutte le vicissitudini che ci sono state e che hanno sicuramente influenzato il rendimento della squadra. Però non mi trova d'accordo con questa analisi. E perché? Perché non mi trovo d'accordo? Allegri non è cambiato rispetto a quello di 3 anni fa, 4 anni fa, quando allenava la Juve. Allegri, innanzitutto, se ti si infortunano tanti giocatori, l'ultimo anno, 2017, no, 2018-19, gli si infortunarono, ebbe 45 infortuni alla Juventus in quell'anno. Al Milan lo stesso, ha riempito Milan Lab. Il J-Medical ha più visitatori di calciatori juventini che clienti il J-Hotel, che è a pochi metri dal J-Medical. Allora, io vi dico questo. Se ti si infortunano tanti, e quasi tutti ormai si sono già infortunati, non siamo ancora a fine dell'anno, fatti una domanda sulla preparazione fisica. Non è che l'allenatore è poverino, è stato sfortunato. Ebbè, una volta, due volte. Ma è possibile che tu sei sempre sfortunato con le tue squadre? Forse c'è qualcosa nella preparazione atletica che non va. Forse stai stressando troppi giocatori, non ne stai allenando altri. Perché? Alla luce dei fatti, la squadra gioca sempre sotto ritmo. Gli infortuni sono molteplici, le ricadute, vediamo questa ultima di Dybala,
all'ordine del giorno. E poi ci sono gli infortuni a lunga degenza, vedi Chiesa, vedi Danilo, infortuni muscolari gravi dovuti a una mancanza di preparazione atletica, una mancanza di preparazione atletica personalizzata, oppure il fatto che si allenano poco. Primo. Secondo, McKennie. McKennie che è stato fino all'infortunio il miglior centrocampista della Juventus, anche con condimento di qualche gol nelle sue prestazioni. McKennie è andato in panchina, non è stato recuperato Marcello da Allegri. Allegri lo stava rovinando come ha fatto con Dybala tutocampista. Allegri l'ha provato trequartista, l'ha provato davanti alla difesa, cioè in ruoli non suoi. Peculiarità del nostro allenatore. Non è andato, l'ha provato a tenerlo fuori, ha visto che era indispensabile, l'ha rimesso mezz'ala che è il suo ruolo e McKennie sta rendendo più di tutti gli altri suoi compagni di reparto. Ancora, capitolo sostituzioni. Insomma, le sostituzioni è sempre stato un disastro, Allegri. Da quando ha levato Morata a Monaco e stavamo buttando fuori Baier a casa sua e le abbiamo prese, poi supplementari. A quando non fece entrare Cuadrado a Cardiff, subito il 2-1 di Casemiro, ma aspettato il 3-1. Ormai è partita compromessa. A quando... Dopo un'epica rimonta, non cambi ancora Cuadrado aspettando i supplementari e poi i supplementari non ci sei arrivato. Non lo inserisce per tenere alto la squadra. Potevamo fare il quarto gol definitivo e stendevamo Real e niente da fare. Quindi anche nei cambi è rimasto quello. È rimasto quello e sia per l'intempestività, perché lui comincia a cambiare al 65esimo, 70esimo, che vinca, che pareggio, che perda. Lui cambia al 65-70esimo. Anche questa è presunzione, arroganza. Io non cambio idea, non cambio modulo, non cambio protagonisti. E poi lui gestisce i tre cambi. È ancora rimasto 3 anni fa. Ma c'è stato il Covid e adesso abbiamo 5 cambi a disposizione. E questo sembra non averlo ancora imparato. Ancora Marcello, la rosa mediocre. E la rosa mediocre ormai non ci si può più attaccare questa scusa. Perché Empoli, Verona, Sassuolo, Venezia e... Venezia, me ne manca una, non mi sovviene un'altra. E sono squadre con rosa nettamente inferiori che ci hanno bastonato. Ci hanno bastonato. E quindi, che dire, non riesco, non posso essere d'accordo perché anche con le rose più inferiori hai perso dei punti e devono essere 3 punti e ne hai presi 0 molto spesso. Col Venezia l'ultima prestazione 1 è andata bene perché il Venezia ha avuto l'occasione del 2-1. Con la Salernitana hai vinto, ma hai rischiato di pareggiare addirittura. Quindi non si può dire la rosa è scarsa. Anche perché quando è andato via Ronaldo, ma beh, viene Kane, con Ronaldo eravamo solo inferiori all'Inter, adesso senza Ronaldo ce la giochiamo per il quarto posto e molto probabilmente il quarto posto non si raggiunge. È grave con questa rosa non raggiungere il quarto posto perché, caro Marcello, sono tutti nazionali. Ti si infortuna, fatti delle domande perché ti si infortunano a salire sull'autobus per la trasferta quando salgono gli scalini. Allora, abbiamo una classifica imbarazzante. La Juventus, no, questa qua è prima della partita Roma-Spezia. La Juventus è settima, la Roma sesta, siamo fuori anche dalla Conference League.
alcuni dati, ecco qua. A questo punto Sarri aveva 42 punti e ha vinto il campionato, Pirlo ne aveva 6 di meno e è arrivato quarto per il rotto della cuffia in Champions, però ci è arrivato. Allegri è a distanza abissale dalla lotta per lo scudetto dei 42 punti di Sarri. Sono 14 punti, sono 14 punti. Ma possibile che, scusate, possibile che solo Ronaldo valga 14 punti fino adesso? Mi sembra un tantino esagerato. Altra classifica dopo 17 giornate, ne mancano due al giro di boa. Gol subiti esattamente uguali, 17. E da qui si vede la natura difensivista del nostro allenatore. Riesce comunque a dietro a mantenere, perché per lui l'importante è difendersi. Peccato che, guardate i gol fatti. Addirittura Pirlo ne aveva fatti addirittura più di Sarri. 6 di più di Sarri. Quindi ne ha 8 meno di Sarri e 14 meno di Pirlo. Sì, sono anche i gol di CR7, ma nella conferenza stampa di presentazione, ti ricordi Marcello, non c'è più CR7 o quasi, no, quella di presentazione, scusa. C'era CR7, però ho detto, no, ma i gol, e poi successivamente quando è andato via anche CR7, i gol devono essere fatti 10 da McKinney, mi deve fare 10 gol McKinney, mi deve fare 15 gol Dybala, mi deve fare 15 gol Morata, mi deve fare 7-8 gol Rabiot, mi deve fare 5 gol Bernardeschi o 6, Chiesa me ne deve fare 15. Però, per fare gol, devi mettere i tuoi giocatori, soprattutto gli avanti, in condizione di farli. Non mi puoi tenere un baricentro a 50 metri scarsi, 50 metri, 53 metri, un baricentro così basso, centrocampo, a trotterellare lì, a passarti le palle tra i difensori, la palla tra i difensori. Guardate, il barocentro è praticamente al pari di quello dello Spezia. Baricentro qua c'è un Sassuolo, Cagliari, Venezia. Il pressing. Questa è l'altezza del pressing. Solo il Cagliari, che ormai è già retrocesso, sta più basso pressa più basso della Juve. Pressing praticamente inesistente. Quindi se tu poni queste condizioni, questo assetto rinunciatario di attesa, senza fare neanche il contropiede, perché hai dimostrato di non saperli rendere avvezzi al contropiede i tuoi giocatori veloci davanti, è evidente che poi non possono farti quei grappoli di gol di cui ti aspetti, soprattutto i centrocampisti. Quindi io credo, Marcello, che sicuramente senza Ronaldo questa rosa è mediocre, è sul 5, 5 e mezzo per il campionato italiano, però quel delta, quel 30% dell'allenatore, della mano dell'allenatore che influenza il rendimento della squadra e del singolo giocatore, quindi che lo porta a valorizzarsi o a evolversi, cioè a non rendere neanche al 50% delle sue potenzialità, è determinante, per questa classifica della Juve. Ragazzi, 30% più o 30% meno è 60% di rendimento. Cioè, da un 5, supponiamo, un allenatore bravo che fa rendere al top, quasi al massimo, tutti i componenti della rosa, da un 5 ne passa un 6 e mezzo, una sufficienza abbondante, quasi discreto. Da un 5 però uno che fa danni, uno che non fa niente,
che ci va il manichino, rimane 5, giocano da soli. Uno che invece fa danni da 5 va a 3 e mezza, nettamente insufficiente, col 30% in meno. Quindi io sono dell'idea che forse era il momento di scegliere un altro allenatore cambiando Pirlo. Questo è stato un grave errore di Agnelli, questa restaurazione di minestra riscaldata. Marcello chiede chi, Klopp, Zidane, non vengono. Non c'è bisogno di prendere i top allenatori che non vengono mai se non gli fai la squadra dei loro sogni. Pochettino è andato al Paris Saint-Germain, infatti. C'erano quattro allenatori nel mercato, quattro che poteva scegliere niente. Fonseca fuori dalla Roma perché è stato sostituito un mese prima che finisse il campionato da Mourinho. Fonseca. De Zerbi, che aveva finito il suo ciclo al Sassuolo, se ne è dovuto andare all'estero, in Ucraina. Spalletti, che era libero e che ha rimesso insieme la squadra del Napoli. Guardate come l'ha rimessa in sesto. E Spalletti è un bravo allenatore per il campionato italiano. E poi non, tra le nuove leve sicuramente era da valutare, tenere in attenta valutazione Italiano. Italiano che ha portato sullo Spezia dalla B alla A, l'ha salvato e soprattutto Commisso che ci ha visto lungo, ha pagato 1 milione di penale che ha dato allo Spezia per svincolarlo e se l'è portato a Firenze. E la Fiorentina, guardate a casa, a caso, scusate, magicamente sopra di noi. E non ha cambiato, non ha preso dei campionissimi quest'estate. Quindi io, le possibilità e le alternative al signor Allegri c'erano. E poi quando c'è una ristaurazione, abbiamo visto. Ciao a tutti. Allora, vediamo cosa ne pensate. Ciao Marco. No Franco, perché non mi ha invitato Allegri perché parlo sempre troppo male di lui, mi ha detto guarda, statene a casa. E allora io me la sono presa, me ne sono stato a casa. Anche lì, giusto Franco, dopo la prestazione di Venezia, invece di portarli tutti in ritiro al Sestriere, veramente, ma in ritiro, sotto la neve a correre, cosa fa? Gli dà 2 giorni liberi, domenica e lunedì. Ciao Nicola. Sì, in effetti ho citato due personaggi che sono troppo attaccati e vincolati alla società Juventus. Emanuel Pinna, ciao. Mario Cileno, ciao. Grazie mille per i tuoi complimenti. Sei uno dei miei follower più che mi seguono in modo più assiduo e manda il link del mio canale e invita parenti, amici, conoscenti, simpatizzanti di Juve, ma anche altri tifosi a iscriversi. Voglio il tuo punto di vista sulla questione Caio Jorge, fatto entrare e tolto, calcisticamente una bocciatura pesante per un ragazzo giovane prima di tornare. Con che voglia giocano? Guarda, Caio Jorge purtroppo è la conferma della politica clientelare pseudo-statale che ha intriso lo spogliatoio con il ritorno di Allegri. Con Allegri che anzianità fa grado? Guarda quanto ci ha messo Pellegrini ad imporsi e anche lui è obbligato a uscire e lasciar posto ad Alessandro. Questo te lo dice tutta. Più di una volta, Mario, è stato Allegri a dire, e beh, un giovane fa una bella partita, fa un gol, pallone d'oro. State calmi. L'ha detto più di una volta. Non per niente è stato Pellegrini che si è imposto, ha voluto restare dopo essere stato a Genoa, a Cagliari, e ha detto basta, adesso io voglio giocarmi il chance della Juve. E dobbiamo ringraziare Pellegrini, Luca, che si è voluto imporre, altrimenti ci ciucciavamo Alessandro. Allegri avrebbe fatto partire Pellegrini insieme a Fagioli, che sta giocando molto bene, a Félix Correa, a Bonucci,
Ranocchia, altro bel giocatore. E quindi Caio Jorge ha fatto la fine che si fa in una società dove non rischia i giovani, dove non gli dà opportunità. Mario non era titolare Caio Jorge a Venezia. Caio Jorge è entrato dopo 10 minuti perché si è stirato Dybala, altrimenti Caio Jorge non vedeva il campo neanche a Venezia. Non entrava in campo, lo vedeva dalla panchina, scusa. Il fatto poi di averlo tolto per mettere un'altra punta, quando invece doveva tenerle tutte e tre, doveva levare Rabiot, ti conferma il fatto che anzianità fa grado. Rabiot non si leva perché ha più presenza in nazionale, nella Juve, perché è più esperto. E allora levi una punta per una punta. Tu devi rischiare tutto per tutto a mettere la terza punta, farle giocare tutte e tre. Morata, Caio Jorge e King, questo devi fare. Quindi se confermato l'assetto proprio che non c'è. E poi Saulé è entrato all'86esimo. Quindi si conferma e il fatto di non voler valorizzare i giovani e purtroppo non la meritocrazia, ma il sistema clientelare statalista, diciamo, di chi ha più presenza, forza nello spogliatoio, voce in capitolo perché da più tempo lì, e l'incapacità di fare delle sostituzioni e nel momento giusto e con gli uomini giusti. Hai visto che state rinnovando Dybala, peccato. Ma Emanuel, finché non lo vedo con la firma sul contratto, non ci credo. Guarda che anche lì è una mossa dal punto di vista aziendale, di marketing, di quello che vuoi, di gestione amministrativa. Non puoi dare 10 milioni all'anno ancora per quanti anni, non lo so, 4 anni, 3 anni, 2 anni, a uno che ti si infortuni ogni 3x2, terzo infortunio di Dybala. Sta facendo la fine di Douglas Costa. Ma sì, appunto. Il suo curriculum parla chiaro. Quando ha vinto anche col Milan, aveva uno squadrone, Ibrahimovic, Cassano, non c'era paragone. Thiago Silva. E certo, sono tutti capaci di vincere, come con quella. Ciao Sergio, buonasera. Sono tutti capaci di vincere con quelle squadre lì. Ciao Bobo, buonasera. Paolo Caruso, ciao, ben arrivato. Ma la presunzione è quella che ti frega, eh? Lui presume di essere il più bravo di tutti, capito? Quando sei presuntuoso, ti freghi con le tue mani. Marco Zangari, hai visto come karma colpisce ancora? Moratti che dicevo di voler prendere la Juve gli ottavi e alla fine. Sì, è vero, è vero. Sì, penso anch'io, Emanuel. Più o meno la percentuale è quella. Mario, ciao. Al posto di Solé. È vero, è vero. Se Saulé avesse segnato su quella punizione allo scadere, il merito era tutto da Allegri. Pensate il paradosso, pensa Mario il paradosso, una cosa assurda. Va bene, ragazzi, continuate a seguirmi. E noi di live fisse avremo quella di sabato 18 alle 18. E ciao, Super Andreina. Ciao, Andreina. Ben arrivato. E poi comunque andare sabato, attivate la campanella che poi a seconda dei momenti, quando un po' di tempo, mi piace discutere e parlare con voi come sempre. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e ci rivedremo molto presto su questo canale. Buona serata, buona cena a tutti. Ciao.